Domenico Carreri, 59 anni, di Vigo Valencia, muore travolto da un'auto. Giuseppe Di Vittorio, 56 anni, di Teramo, ha perso il controllo del mezzo che guidava. Bruno Bardi, 59 anni, di Bergamo, muore travolto da un carico di merce. Nella piazza antistante il Castello Gallego di Sant'Agata Militello si è svolto un flash mob per commemorare i 1404 caduti mentre stavano svolgendo il proprio lavoro nel 2021 e le oltre 200 già decedute nei primi tre mesi del 2022. La manifestazione ha animato la mattinata sant'agatese, portando in piazza un centinaio di studenti e studentesse dell'ITIS Evangelista Torricelli di Sant'Agata Militello, con una lunga staffetta tra docenti, genitori, studenti e amministratori. Sono stati citati i nomi e cognomi delle vittime. A promuovere l'iniziativa sono state le docenti Mariangela Gallo e Dominga Rando, rispettivamente referente e conduttrice del progetto Di lavoro si deve vivere e non morire, che ha già superato tutte le fasi del progetto concorso, dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezione di Costituzione, indetto dal MIUR, dalla Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. Siamo qui in piazza per un flash mob e ricordare le tante vittime sul lavoro. È una vera mattanza, una vera guerra che la politica non può girarsi dall'altra parte. L'Istituto Tecnico Industriale Evangelista Torricelli ha voluto dedicare questa giornata proprio alle vittime del 2021 e alle vittime del 2022. Secondo l'INAIL, le vittime del 2021 sono 668, però dobbiamo sommare tutte le altre vittime che non sono assicurate all'INAIL e nello stesso tempo i lavoratori in nero. Pertanto noi possiamo dire che nel 2021 le vittime sul lavoro sono state 1.404, nel 2022 invece da gennaio le vittime sono già 104.